In pochi secondi vedremo quella che è la dieta Scarsdale e quelli che sono i principali benefici ed effetti collaterali di questo regime nutrizionale. La dieta Scarsdale è stata teorizzata dal dottor Turnover negli anni 70. Quali sono i criteri base di questo regime nutrizionale? Intanto una ripartizione dei macronutrienti con una predilezione per quello che è l'introito proteico, circa il 45% dell'introito chilocalorico giornaliero sarà a carico delle proteine e soltanto un 30-35% a carico dei glucidi. Inoltre la dieta Scarsdale inizia a teorizzare l'esclusione di alcuni gruppi alimentari, come per esempio il latte e i derivati, e l'eliminazione completa dell'olio. Immaginiamo che in un periodo come quello degli anni 70 questa dieta ha trovato ampio spazio per potersi diffondere non soltanto nel paese d'origine, ma in tutto il mondo. È considerata ancora oggi una delle diete maggiormente diffuse a livello mondiale. Quali sono però i pro e i contro di questo regime nutrizionale? Intanto eliminare intere categorie alimentari non è mai una buona idea e non è mai una buona idea perché si ver possono verificare delle carenze nutrizionali proprio perché gli effetti negativi di una categoria alimentare non vengono ampiamente compensati dall'introito di determinati alimenti. Inoltre, può essere utile per esempio per chi vuole perdere peso, ovviamente l'abbassamento dal punto di vista glucidico porterà ad una rapida perdita di peso. In molte flash news abbiamo visto come moltissime diete si basano sull'abbassamento drastico dei carboidrati. Per quanto riguarda il mondo dello sport, ovviamente la quota del 35% glucidica è troppo bassa per qualsiasi forma di attività fisica. Può essere utile invece nel mondo del fitness, dove le persone che vogliono dimagrire e trovare le soddisfazioni fugaci di una dieta che porta risultati immediati, può trovare un buon riscontro. Attenzione sempre ad utilizzare però questi regimi nutrizionali per lunghi periodi di tempo, perché l'eliminazione o la forte riduzione dei carboidrati porterà anche ad una disidratazione. Ci rivediamo ad un prossimo video. A presto!